Vecchio amico SMS ti ha spedito ormai in pensione una nuova roba verde, meglio dire applicazione. Molto in voga fra la gente, pure io ce l'ho installata. Mi ha obbligato una mia amica, una detta stra-invasata. WhatsApp, 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 WhatsApp. Per la Quaresima fate digiuno da WhatsApp. Questa la proposta di Don Valentino Porcile, parroco di Genova, che ha invitato tutti a lasciare da parte per almeno 2 ore al giorno la famosa applicazione in vista della Pasqua. Troppo facile il digiuno dal cibo, dice il parroco. Mi piace l'idea di vedere Gesù che mi prende l'iPhone, me lo butta nel lago Tiberiade e mi dice: lascia le tue reti wireless e seguimi. Cosa ne pensano però i parmigiani? Ce la farebbero a digiunare da WhatsApp? Voi cosa ne pensate? Ce la fareste? Io penso di sì. Io penso di sì. Vedere voi giovani. Voi cosa ne pensate? Ce la fareste? Sarebbe un po' difficile, però ci si potrebbe riuscire. No, secondo me no, perché cioè, con tutti i compiti, tutta quella roba lì, sentire gli amici, cioè io non ce la farei. Voi ce la fareste a non utilizzare WhatsApp? Insomma, forse non per così tanto tempo. Cioè, sì, però difficile un po'. Tu ce la faresti a non utilizzarlo? No, a non utilizzare WhatsApp più di un'ora si impazzisce, quindi no, proprio massimo mezz'ora, di più non, più non riesco a fare. No. Tu ce la faresti a non utilizzarlo? Sì, forse sì, però boh, non ne sono sicura. Ce la faresti a non utilizzarlo? A bruciapelo la risposta è no. Però sicuramente sarebbe, almeno mi sento di dire che potrebbe essere una cosa da provare. Assolutamente no. Parroco di Genova ha proposto per la Quaresima un digiuno da WhatsApp. Lei ce la farebbe a non utilizzarlo? Certamente. Lei ce la farebbe a non utilizzarlo? Certo, io sì. Anche perché lo uso pochissimo. Certo, sì, sicuramente. Sì, sì. Senza problemi, basta farlo. E tu, ce la faresti a digiunare da WhatsApp?